E veniamo all'incontro. Un incontro che ha avuto una svolta importante dopo 13 secondi. Il tempo impiegato dall'Inter per segnare con Boninsegna il suo primo gol. Nella ripresa azioni alterne ma senza emozioni sino al 25esimo, quando Facchetti si sganciava dalle retrovie, saltava Schnellinger e batteva Vecchi con un violento tiro che piegava la mano destra del portiere. Per l'Inter era il gol della vittoria nel 167esimo derby.